Cosa prevede il disegno di legge sulle intercettazioni? Ma al momento non è ancora del tutto definito, però quello che si sa è già abbastanza allarmante. Prevede che i giornalisti d'ora in avanti non potranno più pubblicare le intercettazioni che vengono depositate alle parti durante un'inchiesta, alla fine di un'inchiesta prima del processo, cosa che attualmente invece è possibile fare. Di più prevede il fatto che venga fissata, cosa che non ha alcun riscontro, diciamo, nelle legislazioni delle democrazie occidentali, che vengano fissati dei reati per i quali non si possono più fare le intercettazioni. Quella governativa dice per i reati con condanne previste sopra i 10 anni e che non si possono più fare le intercettazioni e che i magistrati, per i reati previsti che sono criminalità organizzata e i reati di sangue, le possano fare solo per 3 mesi, poi chiedendo, diciamo, un rinnovo del tempo consentito alla intercettazione. Quindi questo creando, essendo le intercettazioni uno degli strumenti principali di indagine, creando un intralcio straordinario alla possibilità che la magistratura scopra, persegua i reati, tanto più che attraverso le intercettazioni spesso che cosa si riesce a fare? Si riesce a ricostruire anche diciamo, tutto il contorno del reato, tutti diciamo, gli eventuali concorrenti al reato e quant'altro. Ma il divieto di pubblicazione riguarda gli atti di indagine pubblici, non quelli segreti. Voi giornalisti potrete continuare a leggerli? Noi li potremo leggere, ma non li potremo pubblicare. Oggi gli atti secretati durante l'inchiesta, gli atti delle intercettazioni, quindi le sbobinature delle intercettazioni, sono segrete fino al momento in cui vengono depositate alle parti, cioè vanno agli avvocati, agli imputati, alle parti civili. In quel momento diventano degli atti pubblici e i giornalisti, da che mondo è mondo, diciamo dalle democrazie occidentali in avanti, li possono pubblicare perché possono, attraverso il racconto dell'indagine, raccontare all'opinione pubblica e ai cittadini che hanno il diritto di sapere su che cosa si sta indagando, quali sono i reati e quant'altro. Tutto questo non si potrà più fare perché la legge prevede, il disegno di legge governativo prevede che le intercettazioni potranno essere eventualmente pubblicate solo dopo l'inizio dei processi. Come sapete in Italia i processi si fanno dopo 3 anni, 4 anni, 5 anni, 6 anni. Noi oggi nel 2008, per esempio, non sapremo nulla di Antonio Fazio, l'ex governatore della Banca d'Italia, non sapremo nulla di Ricucci, non sapremo nulla di tutte quelle storie che hanno alimentato e che hanno raccontato, diciamo, quello che succede nella società italiana e che dandone conto, come dire, informa i cittadini italiani di quello che gli succede intorno, e i giornali non avrebbero potuto raccontare nulla e probabilmente tutte quelle persone, dai funzionari dei servizi segreti come Pio Pompa, Mancini, tutto lo scandalo per esempio della Telecom con Tavaroli e con l'apparato di spionaggio messo in piedi da Telecom, di tutto questo non si saprebbe oggi nulla. Senta, il governo ha già annunciato la riforma del CSM, la separazione delle carriere e la fine dell'obbligatorietà dell'azione penale. Secondo noi, secondo me, io sono un giornalista, non faccio il politico, penso che siano, come dire, tutte delle serrature che stanno cercando di scardinare per impedire ai magistrati di fare il loro lavoro. Oggi il CSM per 2/3 è formato da membri togati e per 1/3 è formato da membri laici nominati dall'autorità politica. La riforma prevede di cambiare le proporzioni, cioè 2/3 verrebbero nominati dall'autorità politica, dal sistema dei partiti, e 1/3 verrebbe nominato dall'associazione dei magistrati, il che vuol dire che il CSM risponderebbe, perché sarebbe un'emanazione del potere politico. Questo vuol dire un controllo politico su un organo la cui dovere costituzionale è
il controllo della magistratura. Ovviamente i magistrati con cui ho parlato in questi mesi ti dicono francamente che se quanti magistrati avranno il coraggio di aprire un'inchiesta, di fare un'inchiesta su uno scandalo oppure su un politico sapendo che poi verranno giudicati da dei membri di un organo a loro superiore che viene nominato dagli stessi politici che loro indagano? Ovviamente ci sarebbe un cortocircuito che disarma i giudici. Il Partito Democratico si opporrà o dialogherà secondo lei? Ma le premesse per il momento sono le più pessimiste, nel senso che mi pare che loro abbiano tutte le intenzioni di dialogare. Io penso che invece questi siano dei punti fermi e invalicabili, perché una democrazia si regge sull'equilibrio dei poteri, di poteri equivalenti e contrapposti. Uno controlla l'altro, la magistratura ha per dovere costituzionale il controllo sulla vita, sui reati, e non può essere in alcun modo succube del potere politico. Credo che il Partito Democratico al momento, diciamo a causa anche secondo me del fatto che non ha più quasi iniziativa politica, non abbia intenzione di farne una battaglia vera per la tutela di questo che è un diritto fondamentale di una democrazia. Senta, Travaglio ha già detto che qualora il disegno di legge entrasse in vigore lui continuerà a pubblicare documenti. Ma io penso che sia il dovere di tutti i giornalisti farlo. Il problema sarà di trovare gli editori disposti a mandare in tipografia, diciamo, le intercettazioni. È ovvio. Io penso che molti giornalisti rivendicheranno il loro diritto deontologico di raccontare, perché il primo diritto di un giornalista è di scrivere le cose che si vengono a sapere, scrivere una notizia, cioè qualcosa che abbia un interesse comune, che è un interesse per la cosiddetta opinione pubblica. Penso che sia il dovere di tutti i giornalisti che fanno bene il loro lavoro, sia quello di pubblicare, poi vediamo quando cominceranno ad andare in galera un giornalista, due giornalisti, 10 giornalisti, 100 giornalisti, poi forse si farà una battaglia un po' più seria di oggi.